è il primo drone consumer ad ala fissa. Nella confezione troviamo il disco disassemblato, come poi vedremo, gli occhiali FPV e un telecomando dedicato. Il paroddisco è sostanzialmente simile a un aeroplano e dà la possibilità di volare a chiunque abbia questo desiderio, pur senza essere un pilota professionista. Infatti l'applicazione sviluppata da Parrot, sia per sistemi operativi Android che iOS, permette di pilotare il disco grazie a un'intelligenza artificiale presente al suo interno in maniera semplice e intuitiva. Veniamo un pochino ai dettagli tecnici del disco. Il cuore del disco, sotto la scocca, contiene la batteria e contiene il cervello, Parrot Chuck. A questa centralina sono collegati tutti i numerosi sensori del disco e la centralina consente, sotto i comandi del pilota, di effettuare tutte le manovre prendendosi cura della velocità dell'elica, di evitare le posizioni di stallo e di muovere opportunamente i flap sulle ali. Rimettiamo. Tra i sensori a cui accennavo prima è presente un sensore che misura la velocità dell'aria. Questo tasto blu serve sia per l'accensione, ma anche al suo interno ha un piccolo canale dove entra l'aria e misura la velocità dell'aria. Per i tecnici questo si chiama tubo di Pitot. La misurazione della velocità dell'aria più i sensori come il GPS e tutti i vari accelerometri che sono all'interno e nella parte inferiore del disco consentono al prodotto di avere un'elevatissima stabilità in volo. Dicevo sulla semplicità di pilotaggio. Per far decollare il disco bisogna semplicemente pigiare un tasto, l'elica del disco comincia a ruotare, accompagno il disco verso l'alto come se lo lancio, diciamo, come se fosse un frisbee. Il disco comincia a volare autonomamente e si solleva da terra per circa 50 metri e rimane poi in attesa, in volo stazionario, in attesa di comandi da parte del pilota. Il pilota a quel punto può prendere completamente controllo del disco utilizzando il joystick dedicato. Sostanzialmente il controllo principale è la leva destra, il joystick sulla destra. Come la cloche di un aereo, tirandola verso di sé il disco aumenterà di quota, andando verso il basso, spingendo avanti la leva del joystick, il disco andrà verso il basso. Naturalmente spostando la leva a destra e a sinistra, il disco effettuerà delle virate verso destra o verso sinistra. Il joystick di sinistra serve per aumentare la velocità o per diminuirla in maniera molto intuitiva. Ha un'ulteriore funzione, spostandolo verso destra o verso sinistra, di richiedere al disco di mettersi in una posizione d'attesa. Quindi se devo fare una nuova mappa, devo stabilire una nuova rotta e ho bisogno di un attimo di tempo, sposto il joystick e il disco comincerà a volare in un'orbita circolare, aspettando i miei nuovi comandi che effettuerò dallo Sky Control versione 2. Una funzione davvero innovativa è la possibilità di abbinare, ed è compresa nella confezione, gli FPV Glasses. Gli FPV Glasses funzionano sfruttando il video, che è l'applicazione che installiamo sul nostro telefonino. Il telefonino viene inserito in questa slitta, inserito negli occhiali e indossando gli occhiali ho la visione di quello che il Parrot Disco sta vedendo in tempo reale, in streaming reale dal suo occhio. Quindi magari a 50 metri d'altezza, magari volando a 80 km all'ora, tramite gli occhialini riesco a vedere esattamente quello che vede il disco. Oltre alla visuale da questo punto di vista ho anche delle informazioni sullo schermo, come la velocità
dell'apparecchio in quel momento, l'altezza dal suolo, la distanza dal pilota ed altre informazioni utili al volo. In questa maniera, utilizzando Paroddisco, chiunque abbia il sogno di volare, pur non essendo un pilota provetto, oppure essendo un completo principiante, sia in grado di volare e di avere l'esperienza, soprattutto grazie agli FPV, davvero incredibile. Il prodotto sarà disponibile al pubblico in Italia a partire dai primissimi giorni di settembre e il prezzo al pubblico è di 1.299 euro.